Un primo bilancio delle presenze turistiche sulla costa dei Trabocchi. Siamo a Fossacesia. Sindaco Enrico Di Giuseppe Antonio, com'è andata? Io sono contento, benissimo. Sono anni che il turismo rappresenta davvero un pilastro importante della nostra economia. Dobbiamo guardare a questo aspetto. Chi amministra deve ovviamente mettere nelle condizioni di chi vuole investire, che lo faccia nel migliore dei modi. E accendo un piccolo faro della polemica, penso che tutti gli enti debbano collaborare con i comuni per fare in modo che il decoro urbano, l'accoglienza, le strutture siano adeguate ad un turismo che appunto oramai è decollato. Io sono contento di Fossacesia, insomma, come si dice, il cuore della costa dei Trabocchi, ma di tutta la costa dei Trabocchi, da Ortona a Vasto, perché anche la Via Verde, che ci auguriamo termini il lavoro, la conclusione anche della riconsegna del cantiere entro breve tempo, ha dato quel contributo importante. Ora bisogna vedere i risultati a conclusione del 2022, ma siamo davvero soddisfatti, come lo sono tutte le imprese turistiche. Tra l'altro bandiera blu, quindi. Assolutamente, tra l'altro ieri sera abbiamo festeggiato con i fuochi multicolori e con la bellissima scritta bandiera blu, la 21esima bandiera blu, e per ottenere la bandiera blu occorre un impegno tenace, coraggioso e con servizi sempre più adeguati. Di questo siamo davvero soddisfatti. La Via Verde e la Costa dei Trabocchi, ovviamente i Trabocchi, quanto hanno inciso quest'anno sul turismo? Siamo a Rocca San Giovanni, sindaco Fabio Caravaggio. Sì, buongiorno a tutti. I Trabocchi sono da sempre un volano di questo tratto di costa. Aggiunti alla Via Verde, che sta diventando un forte richiamo, hanno creato positività nella recettività. Ovviamente bisogna fare una fotografia dell'estate 2022. Vediamo da una fase di ripresa post-pandemica, ripresa. La guerra incide molto anche sui costi, sul caro energia. Ma ciò nonostante siamo soddisfatti. I Trabocchi sono pieni, i ristoranti sono pieni, i B&B lavorano e devo dire che sono soddisfatto anche di una collaborazione, di una cooperazione tra tutti gli operatori economici che finalmente iniziano a fare reti, iniziano a fare squadra a vantaggio del territorio. Quindi si sta affinando l'offerta turistica? Sicuramente sì, ci sono voluti molti anni, ma siamo per la strada giusta, sicuramente. E gli stranieri amano particolarmente i Trabocchi, presenze straniere? Sì, quest'anno di più, l'anno scorso nel 2021 ovviamente molto meno a causa delle frontiere chiuse per pandemia. Quest'anno gli stranieri sono aumentati, ad esempio qualche giorno fa ho ospitato una famiglia proveniente dagli Stati Uniti, da Chicago, che è rimasta affascinata dalla nostra costa e del nostro borgo.